Allora, parliamo di musica. Avete presente la canzone Running Up That Hill? È una canzone degli anni 80 di Kate Bush, famosa artista inglese. Ebbene, questa canzone è stata ripresa, reinterpretata da un gruppo di giovani artisti, The Wanted Ones, si chiama così il gruppo. È uscita praticamente da poche ore e noi questa mattina ne parliamo con uno dei componenti della band, Giuseppe De Guida. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao, ciao, buongiorno, ciao. Allora, intanto come stai? Tutto bene? Oh certo, ovviamente alla grande, sono qua con Manuel e Chris, siamo diciamo orfani stamattina della Vitto, della nostra bassista, ma ci siamo, almeno noi ci siamo. Ecco appunto, Giuseppe, prima di parlare della canzone mi piacerebbe dire qualcosa su di voi. The Wanted Ones è una band praticamente nata da poco, un annetto si può dire, no? Sì, un annetto e mezzo, siamo in quattro e stiamo facendo roba molto interessante, e roba nostra, però abbiamo deciso di fare anche una cover, come dicevi tu appunto prima. Com'è nata poi l'idea di questa band, di creare questo gruppo? Allora, ci siamo ritrovati, insomma, a suonare un attimo in sala prove e, insomma, abbiamo visto che le cose vengono facili, si riesce a suonare bene insieme e quindi abbiamo detto perché no, abbiamo aggiustato il tiro su certi suoni e ci siamo trovati davvero. Il vostro poi è un genere indie rock, si può definire così? Sì, partiamo da una base diciamo pop indie e spaziamo molto molto molto, lo sentirete più avanti, lo sentirete. Esatto. Senti, abbiamo detto band nata da poco, a maggio è uscito il vostro primo singolo 31, si chiama così, e adesso avete tirato fuori un altro pezzo molto bello, anche famoso direi, perché è una cover di una canzone degli anni 80 di Kate Bush. Com'è nata l'idea di reinterpretare questa canzone? Si chiama Running Up That Hill la canzone. Yes, il brano di Kate Bush ormai lo senti dappertutto su tutti i social grazie a Stranger Things e, essendo comunque fan anche noi della serie abbiamo detto ma perché? Perché no? Allora ci siamo messi, l'abbiamo rivoltata un attimo nel nostro stile e il risultato è... a noi piace molto, spero che piaccia molto anche a voi e a tutto il pubblico. E insomma ci siamo ritrovati a farla, è stato difficile perché noi facciamo comunque musica nostra e quindi insomma mettersi a fare una cover non è stato facile, però il risultato è ottimo, davvero grande. Che poi leggevo che sono state realizzate varie cover di questa canzone, perché esce nell'85 cantata da Kate Bush, poi viene ripresa da Faith and Muse, un altro gruppo americano, poi dai Placebo, quindi veramente una canzone che ha ricevuto un sacco di cover e adesso siete arrivati voi, secondo me veramente bellissima, perché io l'ho ascoltata in anteprima e vi faccio veramente complimenti. Oh, grazie. E poi la cosa bella è che dopo 40 anni questa canzone è tornata in cima alle classifiche di tutto il mondo grazie a una serie. Pensa un po' la vita com'è strana. Comunque, Giuseppe, progetti futuri, puoi dirci qualcosa? Allora, progetti futuri abbiamo tra un mesetto, abbiamo l'uscita del nostro nuovo singolo, e quella non è una cover, è tutta roba nostra, quindi sarà singolo più video. Abbiamo finito, guarda, di girare il video un paio di settimane fa e, allora quindi appuntamento tra un mesetto e poi sempre a cadenza di 2-3 mesi ci sarà sempre una qualche novità. Benissimo, allora grazie Giuseppe per essere intervenuto, un abbraccio a te e un abbraccio agli altri componenti della band da parte di tutta Radio Sound. Grazie mille.